sono Stefania Pandakovic, capo dipartimento di libri e manoscritti al Ponte Casa d'Aste. E questa è l'asta del 26 gennaio. I libri sono come scrigni nascosti che contengono tesori e ne è un esempio il top lot della prossima asta dei libri e manoscritti che si terrà il 26 gennaio. Si tratta delle cronache di Norimberga di Hartmann Schedel, che furono stampate appunto nella città tedesca di Norimberga l'anno dopo la scoperta dell'America, nel 1493. Un libro per essere di valore deve avere tre qualità fondamentali che in questo oggetto spiccano come in pochi altri: rarità, provenienza e condizioni. Per quanto riguarda la rarità, un libro già stampato nel 1493 è raro per forza di cose, ma quando ci troviamo davanti a una copia colorata anticamente come questa, è veramente difficile da reperire sul mercato. Si tratta di uno dei libri del periodo meglio documentati nella storia della bibliografia. Infatti, negli archivi della città di Norimberga troviamo addirittura i contratti stipulati tra l'artista dell'opera Hartmann Schedel e i suoi partner commerciali, e anche quelli tra Schedel e gli artisti. Si pensa anche che alla bottega di questi artisti lavorò Albrecht Dürer. Per quanto riguarda invece la provenienza, è sempre molto affascinante riuscire a ricostruire la storia di un libro attraverso i secoli. In questo caso, partendo dal 1493, anno di stampa, approdiamo al XVIII secolo e infatti ritroviamo nelle pagine del libro varie firme di Louis Texier, uno dei proprietari francesi, che mette appunto la sua nota di iscrizione nel 1766. Sappiamo dunque che il libro dalla Germania approdò in Francia, dove rimase per oltre due secoli successivi. Abbiamo infatti altre note di possesso nel corso del XIX secolo ed arriviamo fino al 1941, quando venne acquistato da un medico di Parigi. Per quanto riguarda invece le condizioni, sembra veramente impensabile, sfogliando un'opera così, che possa essere stata stampata più di 500 anni fa. La carta è così forte, i colori sono perfetti e le condizioni sono davvero impeccabili. La cosa bella di lavorare in questo mondo dei libri antichi è che possiamo spaziare senza problemi tra il 1493 e per esempio il 1927 ed arriviamo così ad uno degli altri tesori di quest'asta, che è il Bolted Book di Fortunato De Pero, chiamato anche il Bullonato. Questo libro fu stampato a Rovereto nel 1927, si pensa in una tiratura di 1000 copie, però sembra davvero difficile che poi furono tutte stampate ed è per questo che si tratta di un'opera così rara. Ha la firma proprio dell'artista Fortunato De Pero e anche qui le condizioni sono veramente perfette, anche perché per quanto riguarda il mondo dei libri d'artista i collezionisti perdonano veramente poco e i libri devono sempre essere in ottime condizioni. Come in ogni asta che si rispetti, ci sono poi numerosissimi altri libri dedicati a collezionisti appassionati. Per esempio, una lettera in cui Verdi descrive la prima della Ida in Egitto e uno dei romanzi caposaldi della letteratura, Les Misérables di Hugo. Ci sono poi tanti libri dedicati alle scienze naturali e alle esplorazioni e soprattutto questi ultimi ci permettono di viaggiare con la mente in un periodo in cui purtroppo non ci è consentito farlo davvero.